Oggi è il 31 di ottobre 2022 e mi sono dovuta allontanare dalle città e dalle energie condensate, racchiuse in piccoli contenitori per espandere il mio cuore in spazi aperti come questo. E questa natura mi è d'aiuto per il compito che devo svolgere. Il mio cuore si espande e si tuffa in queste acque e percorre questi deserti come il Cristo con le orme sulla sabbia. Ma questa è un'altra storia. Oggi voglio parlarvi di qualcosa di più importante, un messaggio che viene dalle sacre scritture, un messaggio che viene da Dio, un messaggio che viene dal Cristo, dalla Bibbia. Efesini 5. Siate dunque imitatori di Dio, figli amati, e camminate nell'amore. Come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento, perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, erediterà il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca. E per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato, ascoltate bene questo, fratelli e sorelle, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli della luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà. Consiste in tutto ciò che è giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, soprattutto oggi, fratelli e sorelle. Ma tutte le cose, quando sono denunciate alla luce, dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Eravamo figli delle tenebre, ora siamo figli della luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ed è di questo che voglio parlarvi. Oggi è un giorno particolare, ci sono post di ogni genere, Halloween, la lotta delle tenebre con la luce, e San Michele, le preghiere, e il Capodanno satanico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto ciò che ci serve nella lettura che vi ho letto, tutto ciò che è nascosto deve essere portato alla luce, e tutto ciò che è impuro deve essere reso puro dalla luce. Allora non ci preoccupiamo di tutto ciò che fanno gli impuri e gli idolatri, anche perché Halloween è una festa pagana, è stata monopolizzata, utilizzata, ma all'inizio era una festa pagana. La fine del raccolto, l'inizio delle ore buie, dell'inverno, celebrare l'abbondanza e il raccolto dei frutti, ma non a caso è la fine del raccolto. Siamo al secondo raccolto, all'ultimo raccolto quest'anno. Ascoltatemi bene. Siamo all'ultimo raccolto, e questa è una metafora importante. Il primo raccolto, la mietitura, la trebbiatura, i battitori battevano il grano per separarlo dalla pula, e poi c'era il secondo raccolto, quello più puro, più santo, quello con cui fare la farina. Insomma, noi siamo grano, siamo stati sbattuti, siamo stati separati dalla gramigna prima e poi sbattuti, separati dalla pula. Ora siamo al secondo raccolto e verremo raccolti in cesti fruttuosi per essere offerti al Signore. E in questa lotta dobbiamo riflettere, fratelli e sorelle, dobbiamo riflettere in questa lotta. Noi siamo la luce, il grano puro, pulito da offrire al Signore, il secondo raccolto, perché poi verrà portato nel cesto alla tavola e alla mensa del Signore, quindi ascenderà il grano dalla piantagione, dal campo, ascenderà alle cesta. Ascoltate dietro le parole quello che vi voglio dire. L'ultimo raccolto, il secondo raccolto. Siamo qui
E anche se quest'anno pensiamo ad Halloween come la festa satanica, al Capodanno, sì, molti lo faranno purtroppo, ma noi siamo luce, dobbiamo denunciare le tenebre, dobbiamo denunciare ciò che è lussuria, ciò che è nascosto, ciò che è sporco, dobbiamo denunciarlo con forza, senza paura. Ma dobbiamo manifestare la luce, perché una lampada cosa vale se viene posta sotto il tavolo? Che cosa vale una città santa se è posta sotto il monte? È in cima al monte che deve essere posta. Allora siate manifesti, siate luce, perché prima eravate tenebre, ora siete luce. Ed è con questa riflessione che voglio lasciarvi oggi, con questa riflessione che porta frutto, che voglio lasciarvi quest'oggi. Non vi preoccupate di che cosa possono fare ad Halloween, del Capodanno satanico, di che cosa i satanisti possono celebrare, delle oscurità. Proteggiamo i nostri, proteggiamo il grano, proteggiamo i nostri bambini, questo è poco ma sicuro, ma denunciamo le opere del maligno sulla terra. Ma ricordiamoci che nell'antichità, prima che venisse strumentalizzata questa festa e utilizzata per i capodanni satanici e per i fini oscuri del male, era la festa del secondo raccolto, in cui finalmente veniva separato il grano dalla pula e veniva posto in cesti da offrire alle mense del Signore. E allora facciamo in modo di essere quel grano e di essere deposto in queste ceste e di essere offerto alla mensa del Signore. E con questa riflessione, che spero che abbiate capito, perché chi ha orecchie per intendere intenderà, chi ha occhi per vedere vedrà, e con questa riflessione vi lascio a questo giorno speciale, affinché combattiate da figli della luce contro le tenebre, ma nel modo giusto. E così sia, e così è. Amen. E in questo giorno, dove le tenebre pensano di vincere, ma non è così perché la luce ha già vinto, vi lascio alla visione di questo creato meraviglioso, del creato di Dio, che apre il cuore, apre la mente, apre veramente a nuova comprensione, e vi lascio vedere un simbolo che vi illuminerà. Ora ve lo faccio vedere da vicino, perché sarà il simbolo che dovrete utilizzare per contrastare le tenebre ed essere figli della luce ed essere veramente i suoi fiori del suo campo, i suoi guerrieri per il suo ritorno, e avrete questo simbolo nella fronte. La stella ad 8 punte. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 all'infinito, e il codice di oggi per lottare contro le tenebre nel modo giusto, facendo trionfare la luce e i figli della luce. Non dimenticate, 8 volte 8 per 3 volte all'infinito. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 per 3 all'infinito. E così sia, e così è, e che il vostro cuore si espanda come il mio, in questo verde, in questo blu, nella nostra terra. La nuova terra è già qui, l'Eden è già qui, e il nostro compito non è scappare dalla terra, ma portare il paradiso sulla terra, come in cielo così in terra, portare il paradiso proprio qui. E così sia, e così è. Amen. Alleluia.